Benvenuti nel nuovo studio di Pandora TV, da dove continueremo a trasmettere tutti i giorni la nostra agenda del giorno, semplicemente in modo un pochettino più interattivo. Fateci sapere la vostra opinione commentando sotto il video di YouTube. Tra le notizie che vi segnaliamo oggi, la mossa sprezzante di Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, con l'evidente intenzione di disinnescare l'offensiva delle sardine, alza il ramoscello d'ulivo e propone una sorta di comitato di salvezza nazionale. Il pretesto? Il quasi fallimento della Banca Popolare di Bari. L'obiettivo è molto più ambizioso. Ed ora ascoltiamo insieme le altre notizie del giorno. L'Organizzazione Internazionale per la Proibizione delle Armi Chimiche, OPCW, ha mentito clamorosamente sull'attacco chimico di Douma del 2018 attribuendolo ad Assad. Lo provano i documenti pubblicati di Wikileaks rivelando le falsificazioni introdotte nei rapporti contro la volontà degli stessi esperti dell'OPCW. Protagonisti dell'operazione furono gli elmetti bianchi, fiancheggiatori dei terroristi di Al-Nusra, che hanno recentemente ricevuto un finanziamento di 4 milioni e mezzo di dollari dall'amministrazione Trump. Il quotidiano spagnolo El País ha pubblicato i documenti emersi dall'indagine spagnola che rivela come i servizi segreti statunitensi, attraverso un'agenzia spagnola, spiarono illegalmente la vita di Assange mentre si trovava chiuso nell'ambasciata dell'Ecuador di Londra. Ma il tribunale britannico che tiene chiuso Julian Assange non ne farà uso. Le rivelazioni di Wikileaks confermano platealmente quanto gli esperti russi avevano già dimostrato ripetutamente, e cioè che l'OPCW diffondeva notizie false, il cui scopo era quello di aprire la strada a nuovi bombardamenti occidentali sulla Siria. In Bolivia è repressione totale. Jeanine Añez, presidente usurpatrice, ha promulgato un decreto che esonera le forze di polizia da ogni responsabilità per azioni compiute nell'esercizio delle proprie funzioni. Come fa sapere il New York Times, ben 8 persone sono state uccise solo nel primo giorno delle manifestazioni contro il golpe che costrinse alla fuga Evo Morales. Adesso, perfino il paludato quotidiano newyorkese ammette, smentendo se stesso, che le elezioni non furono falsificate. E conferma la denuncia che a suo tempo fece il candidato democratico americano Bernie Sanders all'indomani della cacciata di Morales, contro il quale è stato spiccato un mandato di arresto per atti eversivi, firmato dalla golpista Agnès. I media mainstream si sono già dimenticati del golpe e tacciono, mentre Evo Morales, ora rifugiato in Argentina, denuncia i piani di privatizzazione generale della Bolivia. La rapina imperiale della Bolivia procede di pari passo con la fascistizzazione del paese. Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo commerciale sui dazi con una riduzione graduale. L'accordo di prima fase lascia in vigore alcuni dazi americani, tra cui uno del 25% su circa 250 miliardi di dollari di importazioni cinesi, mentre molte delle tariffe rimanenti saranno ridotte al 7,5%, precisa Donald Trump in un tweet. La Cina invece continuerà a sospendere le tariffe aggiuntive per i veicoli e i componenti automobilistici fabbricati negli Stati Uniti. L'accordo raddoppierà le esportazioni statunitensi nel paese asiatico nei prossimi 2 anni e porterà la Cina all'acquisto di beni agricoli statunitensi per circa 50 miliardi di dollari. Nel frattempo, Pechino ha presentato una protesta formale a Washington sull'espulsione, per la prima volta in oltre 30 anni, di 2 funzionari cinesi accusati di spionaggio. Secondo il New York Times, i due avrebbero cercato di intrufolarsi all'interno di una base militare in Virginia lo scorso settembre. Su questo argomento vi proponiamo l'opinione dell'ex ambasciatore italiano in Cina, il dottor Alberto Bradanini. Si tratta di un accordo interinale perché è il primo di una serie di fasi che dovranno portare poi più avanti ad una sistemazione più definitiva dei rapporti di natura commerciale tra Stati Uniti e Cina. Per il momento gli americani si sono impegnati a non aumentare le tariffe su beni di importazione cinese per un valore di 160 miliardi di dollari e a ridurre
le tariffe da 15% al 7,5% su beni per un valore, altri beni per un valore di 112 miliardi di dollari, quindi un impegno insomma importante, sebbene non siano ancora noti tutti i dettagli di questo accordo, perché l'accordo è soltanto stato siglato, in linea di principio dovrà essere poi firmato in gennaio, nelle prossime settimane. Ora, il punto politico qual è? Allora, innanzitutto gli americani hanno le loro ragioni, perché un interscambio di circa 600 miliardi che genera un deficit di 385 miliardi di dollari evidentemente non è sulla carta sostenibile, e quindi Trump dal punto di vista degli interessi americani ha ragione a porre la questione. Questo dovrebbe semmai far sorgere qualche dubbio alla Commissione europea, che con la Cina ha un deficit, parlo dell'Europa, a 27, un deficit totale di 185 miliardi di euro, quindi insomma oltre 200 miliardi, 220 miliardi di dollari, e quindi forse anche la Commissione dovrebbe aprire un analogo tavolo di discussioni con la Cina, cosa che non avviene perché, come abbiamo già detto altre volte, l'unico paese che ha un avanzo commerciale con la Cina tra i 27 membri dell'Unione Europea è la Germania, oltre 18 miliardi di dollari di avanzo, e la Germania domina le istituzioni europee, quindi impone i propri interessi a danno degli altri 26. Quindi semmai l'Italia e gli altri paesi danneggiati da questo contesto dovrebbero far sentire la loro voce, ecco, alla luce di quello che gli stessi americani stanno facendo nei confronti della Cina. Gli americani hanno anche ottenuto dalla Cina una maggiore attenzione agli obblighi che hanno le imprese straniere concedere, diciamo, accesso alla loro tecnologia quando fanno degli accordi commerciali o industriali con imprese straniere. Ecco, questo è un tema molto caldo che vale anche per l'Europa. Le imprese che investono in Cina sono obbligate in maniera diretta, legale, insomma, o in maniera indiretta, perché il partner cinese insomma vi ricorre per le vie di fatto a cedere tecnologia in maniera impropria, e questo ha favorito nel corso degli ultimi 30 anni il grande avanzamento tecnologico e industriale della Cina. Nulla, diciamo, da dire se la cessione di tecnologia fa parte di un accordo formale che poi deve essere rispettato, insomma, integralmente e lealmente. Se invece si tratta di furto di tecnologia, e ahimè su questo gli americani hanno ragione, perché i cinesi mi ricorrono spesso, beh, allora credo che anche l'Europa dovrebbe fare la sua parte. Però l'ultimo punto che mi preme levare è che in realtà tutto questo mette in evidenza la differenza sostanziale che vi è, e questo gli americani l'ha fatto rilevare, tra i due sistemi istituzionali o politico-economici, potremmo dire. Mentre l'America è dominata dall'economia, quindi l'economia prevale sugli interessi politici, le decisioni nel mondo capitalista iperliberale o liberista occidentale vengono adottati dal livello economico sotto spoglie più varie, anche apparentemente di natura politica, ma in realtà le decisioni sono sempre rispondenti a precisi interessi economici. Ecco, in Cina non è così. In Cina le decisioni sono adottate sulla base di un ragionamento politico, e quindi le grandi imprese, anche quelle che sembrano autonome, che siano pubbliche o private, in realtà agiscono sulla base di una strategia di natura politica. Ecco, come conciliare questi due sistemi nell'ordine, diciamo, economico internazionale rimane un punto aperto, un grosso punto interrogativo su cui anche l'Europa dovrebbe aprire un dibattito.